ce la faremo tranquillo. Bruno, come stai, Bruno? Lo so, i nostri collaboratori sono così. Cosa vuoi farci? Allora, hai iniziato, riprendi fiato. Hai iniziato mettendo dischi un po' di anni fa. Ha fatto ballare mezza Bergamo e direi anche parte della Lombardia, se non di più, anche dell'Italia, oseremmo dire. Ha lavorato in una delle discoteche più belle, che era il Triangolo. Poi ha cambiato strada, è diventato sommelier, presidente dell'Unione Sommelier di Assogusto, conduce su Radio Alta Music and Wine, si chiama Renato Rovetta. Ci ha portato, ragazzi, mezza vigna qui, non so quante bottiglie. Lì, stai pure lì tranquillo. Sì. Quello è il tuo microfono. Questo è mio, non mi sento. Lui è Bruno. Ciao, Bruno. Alzati il volume. E dove lo trovi? Sotto. Non conosco niente di questa cosa. Ma buongiorno. Buongiorno. Renato, buongiorno a tutti. C'era traffico in strada? Mamma mia, non dirlo. Devo diventare altro che sentinella. Potevi fare la sentinella del treno. Ecco, come, guarda me. Ecco, buongiorno. Renato Rovetta. Ma questo lo giro? Sì, posso girare un microfono. Perché sennò poi non mi si sente. Ok, però allora, scusami, te, ho portato un libro che parla di acqua stamattina. Ah, sì? Sì, il codice dell'acqua, il Water Codex. Ma dai. Allora, intanto benvenuto a Renato Rovetta. Grazie. Che è straordinario, perché io quando l'ho invitato in questi giorni ho detto: ma sì, porta due bottigliette, insomma, di vino da far vedere ai nostri amici. Cioè, lì praticamente c'è un baule pieno e poi faremo vedere. Va bene. No, in realtà io ti ho invitato perché è chiaro che si avvicinano le feste, quindi il Natale. Molte volte, insomma, non sappiamo come addobbare la nostra tavola, dove mettere le bottiglie, che tipo di vino bere, che bicchieri usare. Ecco, queste cose. Secondo me, credo sia importante poter così dedicare qualche minuto anche a questo, soprattutto nella giornata del Natale, del pranzo, quando si è insieme. Per esempio, ieri con Francesca Di Stefano, che poi tornerà, si è parlato un po' del bon ton, come mettere, disporre i piatti, le forchette, tutto. Però ecco, poi Tu portami Francesca Di Stefano, che poi spiego tutto a lei. Ci pensi tutto. Francesca viene dopo e parleremo d'altro. Va bene. Senti, no, invece è importante, per quanto riguarda i vini, tu che cosa hai pensato? Che cosa abbinare con i cibi? No, chiaramente volevo dire due cose. Prima di tutto salutare gli amici che oggi mi vedono anche in televisione, e poi ricordare che io faccio parte di questa associazione che si chiama ASPI, un'associazione di sommelieri internazionali, di sommelier professionisti, e poi sottolineare quanto sia importante oggi la figura del sommelier, non tanto la persona che versa il vino o che mesce, ma proprio la figura del sommelier nel senso di persona che ti dà delle spiegazioni, che ti può anche portare a sentire il profumo della terra dove cresce quel vino. A capire il vino, ecco, perché Renato è molto bravo su questo. Quando ogni tanto ci ritroviamo per qualche cena, spiega sempre, insomma, la storia del vino che si beve. Ed è bellissimo conoscere quello che sta dietro, il retrogusto. Ho imparato a capire il retrogusto e soprattutto a conoscere il territorio dove il vino nasce. I vini legati al territorio. Noi qua abbiamo una presenza, ad esempio, del Moscato di Scanzo, che è una cosa straordinaria ed è proprio legato al territorio, perché è l'unico vino autoctono che abbiamo qui nella Bergamasca, senza poi lasciar perdere, anzi, per poi sottolineare altri vini come la Val Calepio, come la Franciacorta, tutti i vini legati al territorio, per poi non parlare del territorio Camuno, perché anche lì stanno venendo fuori delle realtà molto, molto belle, impreziosite poi da quello che ci mette poi il viticoltore. Ecco, poi c'è un'altra cosa da dire, che non bisogna fare mai comparazione. Molte volte, la scuola di pensiero, il vino italiano, il vino francese, no? Lo champagne è una cosa, lo spumante italiano è un'altra, quindi non si può fare comparazione se è più buono o se è più buono. Sono due cose diverse. Però sono due cose che è bene conoscere. Quindi già che ci sono, te la dico, due settimane fa sono stato ospite a Parigi in una cittadina molto bella, si chiama Le Rancy. Eravamo ospiti di questa associazione che ha portato i prodotti italiani, ma soprattutto della Valle Seriana, con i vini della Val Calepio, ma soprattutto del Moscato di Scanzo,
in terra francese. Noi abbiamo i francesi fatto, che hanno detto? Ah, chapeau. Hanno detto chapeau. La cosa per loro è piaciuta. Esatto, la cosa è stata apprezzatissima. I nostri prodotti sono andati a Ruba. Pensa che sono partiti in questi camion da Clusone, carichi di stoviglie, di prodotti, i salumi eccetera, addirittura hanno preparato poi tutto gli scarpi noce. Ti fa fame questa fame sinceramente. Ieri abbiamo finito anche tardi, abbiamo mangiato poco e quindi c'è un po' di fame. C'è Bruno che ti sta guardando con molta attenzione in questo momento. Senti un po', invece secondo te per un pranzo, ecco, quello di Natale, si sta più sul rosso, anche magari a un bianco non troppo impegnativo, e un bel rosso per chiudere con un bel moscato di scarza. Okay. Si possono comunque insieme, cioè il rosso e il bianco? Sì, si possono, basta non bene dei litri. Nel senso, se tu bevi un tre sorsi, un mezzo bicchiere di un vino, mangiando qualcosa che naturalmente gli è abbinato, di solito si fa proprio così. Vabbè. Senti, tu hai portato vigna. Come si faceva tanti anni fa con i dischi, 30 anni dopo arrivo con le bottiglie. Solo che questi non sono digitali, esatto. No, non puoi metterli su una chiavetta MP3, cioè in questo caso, per fortuna. Un po' pesanti. Esatto, per fortuna. Cioè il vino, quindi state con noi perché nella nostra seconda parte poi metteremo un po' di facciamo una bella mise en place. Perché bisogna imparare a bere prima di tutto, bisogna essere attenti quando si beve e quando si va con gli amici in sera, anche perché noi diciamo sempre i ragazzi, i giovani, in realtà anche noi quando ci si trova la sera che si beve un pochettino di più, poi vai a fare la prova e superi quello 0,5 famosissimo. Quindi bisogna fare molta attenzione a come si beve, cosa si beve e soprattutto con chi. Ecco, questa è la cosa più importante. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco con Renato Robetta, sommelier a colazione. Contento anche Bruno, eccoci. Radio Alta. Happy holidays.
Ecco qua. Io, cari amici, farei un applauso a Renato Rovetta perché nel giro di un minuto e mezzo ha imbastito una tavola qua, ragazzi. Ecco, poi gli ho detto, guarda che siamo anche radio, cioè qua bisogna spiegare bene le cose. Mi hai detto di portare un po' di cose. Io avevo chiesto due bottiglie, cioè qua ci ha riempito lo studio di vino. Stanno arrivando tanti messaggi, sono fortunato perché non guido, così posso bere parecchio vino di qualità. Complimenti Renato, serene feste. Grazie. Poi ciao Teo, sai indicarmi il punto vendita del disco di Matteo? Sì, dopo ne parliamo, insomma, del disco di Matteo. Bellissime canzoni, bravissimo. Poi ciao Teo, in effetti anch'io vi vedo a piccole dosi, devo intuire le frasi mancanti, musica compresa. Mamma mia, dai ragazzi, abbiate un po' di pazienza, andate a sintonizzare, risintonizzare la vostra televisione. Comunque, ecco, voglio dire che potete seguirci anche attraverso la radio 101 e 700 100 e 700, come si diceva una volta, le nostre frequenze, oppure in streaming attraverso il sito www.radioalta.it, che è stato migliorato ultimamente, quindi ci si sente anche molto bene. Renato Rovetta, sì, buongiorno, c'è ancora? Di nuovo buongiorno ai nostri amici teleascoltatori. Stamattina possiamo fare questo sì, discorso. Infatti, allora tu hai imbastito praticamente la tavola. Una presentazione abbastanza generalizzata dei prodotti che di solito siamo. Questi sono tutti prodotti nostri? No, assolutamente no. Abbiamo dei prodotti sicuramente del territorio, come alcune aziende della Val Careppio, altre di Scanzo Rosciate con il Moscato di Scanzo. Abbiamo delle aziende di Monzambano in provincia di Mantova, dove fanno anche loro dei piacevolissimi Cabernet, oppure addirittura un Passito che è proprio questo, oppure addirittura il Barolo di Gigi Rosso, che è poi uno dei grandi barolisti, e poi addirittura la Campania con Terre d'Ora, con un'altra grande cantina che è quella di Milena Pepe, con tenuta appunto la tenuta del Cavalier Pepe, insomma addirittura altre aziende del Veneto con Romeo Marangon, che stamattina poi avrò il piacere di vedere e di incontrare, perché tutte queste situazioni sono legate anche a delle degustazioni che vengono fatte poi in ristorante oppure in cantina. Sicuramente l'occasione migliore per incontrare un vino è nel suo luogo migliore, quindi il ristorante, e perché no farlo con degli buoni vini. A me piace molto quando voi fate le vostre degustazioni presso le cantine, cioè io quando vedo le botti, il legno, no? Abbinato al vino, è straordinario questo. Sì, penso sia una cosa molto interessante, molto bella. Addirittura tempo fa era molto legato anche ad un discorso di barrique, quindi il vino legato alla barrique era diventato molto francese, si voleva seguire questa moda. Oggi, un po' più contento delle scelte che sono state fatte, siamo tornati alla botte grande, la nostra botte grande, dove ci stai dentro te in piedi e anche lei sdraiato. Senta, Renato, lei sì, ha certo. portato, ecco, anche i bicchieri, che credo abbiano la loro importanza. Posso alzarmi? Ecco, infatti Luciano mi consigliava, se lei posso si alzarmi. Può alzare, sì, caro sommelier, ecco, esatto, poi spieghiamo anche attraverso la radio. Ecco, Renato si sta alzando in questo momento. Ci sono dei bicchieri, quelli grandi come si chiamano? Allora, abbiamo dei bicchieri grandi. Io partirei dai piccoli invece. Abbiamo dei piccoli bicchieri che sono. Mi si sente? Sì. Allora, si magari sente vengo da questa parte. Abbiamo questi piccoli bicchieri da degustazione. Vedi, sono piccoli bicchieri. Quelli piccoli, medi? No? Sono piccoli. Bicchieri da degustazione. E possono essere usati sia per il vino bianco che per il vino rosso. Poi abbiamo i classici bicchieri del Franciacorta. Ma mi posso alzare anch'io? Sì, ma ci sto? Ecco, abbiamo i classici bicchieri del Franciacorta. Vedi, adatti. Perché classici bicchieri perché da Franciacorta? Sono fatti, vedi, in questa maniera, qui in fondo scaturisce la bollicina. È dura. Questo è un po'. Poi bisogna prendere sempre il bicchiere. Per il gambo. Lo dico, no, se mi risiedo così. Ecco, bisogna prendere sempre il bicchiere per il gambo, perché non bisogna scaldare. Assolutamente, soprattutto poi se per esempio hai mangiato il coniglio con le mani, ecco. E non puoi andare a impiastri tutto. Questi sono quelli piccolini. No, questi ormai siamo entrati proprio nel discorso del bicchiere. Poi abbiamo un bel bicchiere, un tulipano, questo mi è stato regalato dagli svizzeri, dagli amici svizzeri, guarda, c'è la V del Canton Vallese, mi fa molto piacere sottolinearlo, e sono dei bei bicchieri da vino bianco. Molti lo usano anche per il rosso, per il rosé, ma diciamo che è per il vino bianco. E poi per il rosso abbiamo questo bel bordolese, che bello. Allora voi immaginate un palloncino, esatto, si chiama proprio balon, è il balon, vedi? Questo è un palloncino, questo è il vino che poi come albanese fa, no?
no, si gira sì, e si poi rotea, si dice sì. È rosso, è rosso. Lo roteiamo, eh? E questo è assolutamente, rigorosamente, per i vini rossi un po' invecchiati, quelli che hanno bisogno di prendere un po' di aria. Non come fa portato... sapere uno se il vino è invecchiato o meno? C'è scritto, no? C'è scritto sull'etichetta. No, io faccio l'annaggio. La domanda, io non sono Luciano, diglielo. Io mi affido sempre, sì, figurati, Luciano, Coca-Cola, va a Coca-Cola. No, intendevo dire, il vino è invecchiato nel senso che di solito abbiamo la data sull'etichetta, quindi se è un vino del 87, dell'80, del 60, è ovvio che... Quindi quello che è scritto, più è vecchio, più è buono? Si dice, così si dice, sì. Poi non troppo, perché se poi il vino perde tutto. Io quest'estate ho avuto l'occasione di assaggiare un Barolo del 64... Chapeau. Del 62 no, non c'è del 62, no, ecco, mi dica lei quando il vino del 62 secondo me è il migliore. Poi volevo far vedere i nostri amici, sì, ad esempio questi e spiegare alla radio. Siete in tanti a tavola, ad esempio. Sono dei braccialettini? Dei braccialettini per... Ah, che belli! Appunto, vabbè, voi prendete il braccialetto, dal vostro scegliete il colore. È un anellino, ecco, più che un braccialetto, un anellino da mettere nello stelo del... Esatto. E sapete che questo bicchiere è sempre il vostro, questa è una cosa molto piacevole. Così come quando si fa la fondue, no? Che ci sono le forchettine, esatto, quelle colorate. E quindi poi abbiamo il classico, l'attrezzo del mestiere, che è un cavatappi, che deve essere importantissimo da usare. E poi c'è l'apertura della bottiglia. Ecco, ma allora, lei ne apre una? Ma io, se vuoi, potrei aprirne una. Già, vedi, sommelier, se vuoi, sta scegliendo la peggiore, quale possiamo aprire stamattina? Guarda, ho l'imbarazzo della scelta, io starei su un bianco, però. Cioè, perché sono tutte buone, sono tutte assolutamente, sì, ma abbiamo, io adesso ne cito una, abbiamo questa bottiglia di un'azienda del Friuli, ecco, senza dire non niente. Ci ho pensato, perché siamo in radio, queste sono le... Possiamo sentire anche i bicchieri? Possiamo sentire anche il rumore. Come sono di plastica? No, dico, non sono di plastica. Ah, ecco, esatto. Allora, dicevo appunto, ne prendo uno a caso. Ecco, il moscato di scanzo è una di quelle bottiglie molto particolari, un mezzo litro. Ecco, abbiamo preso questa del... Quale apre lei? Mi faccia capire. Ma io andavo su un bianco, dicevo, perché magari a quest'ora è no, meglio. Ma io non bevo, cioè ci mancherebbe, se in questo momento ci mettiamo a bere. Però mi piaceva far vedere e capire, però spiegare. Ecco, poi me la riporto a casa, sì, perché sono... Bene, no... Per come aprire la bottiglia? Allora, io dove mi posso mettere? Ma non la apra adesso. Ma devo far vedere, però. Dopo come facciamo? Dopo dobbiamo bere questo... No, beviamo, bevo io. Allora, dove mi metto? Sono inquadrato in... Va bene qua, perfetto. Però devi spiegarlo anche a chi ci sente, certo, in radio. Allora, la cosa bella, quando voi siete a casa, per far bella figura, voi prendete il vostro bel... il taglierino sul coltellino, diciamo, ecco. E... incidete quindi... il sotto il collo della bottiglia con un... Ecco, vedi, questa cosa qua non l'ho mai capita. Cosa secca, dovete stare attenti. Si toglie. Alle dite, esatto, questa si toglie. Il taglio deve essere e quindi bello. Sotto questa deve rimanere, la fascetta deve rimanere sotto. Assolutamente, poi come vedete è una cosa molto piacevole anche da vedere. Dopodiché... con questo attrezzo, che è sempre il cavatappi. Il cavatappi, ecco, l'attrezzo è il cavatappi, esatto, che conosciamo tutti. Si inserisce, rotea. Arroteiamo. Sì, ecco. Questo lo sappiamo fare tutti. Oggi i tappi sono molto lunghi, ormai vengono creati dei tappi lunghi, anche perché... Quindi anche la vite... E quindi possiamo scendere abbastanza. Ricordiamoci di non andare mai sotto il tappo. Ecco, cosa che faccio sempre io. Non si fa mai, anche perché... Io arrivo sempre sotto, poi c'è il sughero che galleggia. Bravo, sono degli spurghi del sughero. A questo punto, in questa maniera, voi avete il primo... pezzettino che esce, il secondo, sì, lentamente. Ah, ecco, lo... come si fa, così, ecco, si annusa il che tappo. Ma anche alle 9 di mattina il profumo. Insomma, adesso io però... no, alle 9 di mattina il profumo però è piacevole. Sì, effettivamente, questo che cos'è? Tenuta? È una bottiglia di Falanghina del Beneventano, un IGT. Ragazzi, buonissimo. Ed è una cosa strepitosa, secondo me. Ma questo era proprio per sottolineare che la mattina, non a quest'ora, ma per l'aperitivo, potete assolutamente... Quindi 11 e mezza, sì, 12 meno un quarto, si può assaggiare qualcosa. E a quel punto si prende il bicchiere. Sì. Posso sempre stare da questa parte, Luciano? Sì, sì, perfetto. Alzi magari, glielo tengo io. Ma io volevo proprio farlo vedere da seduto. Non so se si vede però, allora, in questo momento. Allora, facciamo finta che sia...
allora, a questo punto all'ospite facciamo sempre vedere l'etichetta. Cioè, grazie, a questo grazie. Punto poi versiamo lentamente. Sentite, ecco, avviciniamoci il rumore di questo vino. Devo farlo ancora una volta. Facciamo ancora allora, una volta. Saremo già, beve lei. Saremo già giusti, però, per far sentire, i nostri rumore, amici. Sentite. Mamma mia, che splendido Bene. Momento. A quel punto facciamo come dicevi tu prima. Ah, si nota anche il bianco? Assolutamente. Ah, io pensavo solo il rosso. No, no, anche il bianco, anche perché il bianco nei bicchieri comunque fatti in questa maniera sì. sono stati fatti apposta per far confluire tutti i profumi al naso. E qui ci sono dei posso sentire anch'io? Certo, aspetta. Mi inebrio fra poco arriva Johnny Groove, siamo a posto. Cosa? Buonissimo. Sono dei bei cosa devo sentire? Qui ci sono dei profumi fruttati belli, del sud. Mandarino? Sì, sono degli agrumi, bravo. L'ho beccato. Applauso. Profumi, bravo. Ecco, Renato, abbiamo un minuto. Bene, a questo punto io volevo dire che lasciamo pure il vino al nostro tavolo il vino, ok, ecco. E a questo punto mi siedo? Sì, può sedere. Intanto applauso davvero a Renato Rovetta, sommelier, perché mi piacciono. Pensate, queste cose qua, quando lui fa le sue degustazioni, avvengono e c'è anche la storia. Ecco, gli archetti che si creano sul vino hanno un significato? Hanno un significato. Già all'esame visivo questi ti danno a dire che il vino è un bel vino con una bella complessità. Guarda come guarda, è un vino che ha una bella situazione di alcol. Quando tu vedi tanti archetti sul bicchiere che scendono lentamente, l'alcol è più, diciamo, l'alcolicità più che l'alcol alcolicità che non la glicerina, che ti dà questi archetti più ampi. Insomma, una cosa bella. Più archetti ci sono, meglio è, diciamo. No, più archetti ci sono, più ti dà l'idea di un vino che ha una sua particolarità, hai capito? Quindi Renato, in bocca avrà già delle sensazioni. Devo farti i complimenti, il tempo davvero sta andando via. Quindi non beviamo. Io credo. Allora, lasciamo così la situazione, perché adesso dobbiamo chiudere questa prima parte. Se lei non deve andare via, possiamo lasciarli qua. Intanto io saluto e ringrazio Renato Rovetta. Voglio ricordarvi, lui è un sommelier, è presidente dell'Unione Sommelier di Assogusto, conduce Music and Wine. Lo ringrazio per. Hai detto poi che scrivo su questa rivista? Non l'ho detto, diciamo che scrive su quella rivista. Esattamente, questa è la rivista ufficiale della sommelieria professionale di Aspi, e quindi mi piace poterlo dire, anche perché è interessante trovare una firma e poterla leggere, seguire le evoluzioni storia, insomma, del vino raccontato, e bene fidarsi, diciamo, ad una persona il mio carnet di degustazione, ragazzi. Ha detto tutto. Abbiamo fatto non abbiamo tutto, parlato dell'acqua tutto di più dell'acqua un'altra volta però c'è anche la settimana del Capodanno, quindi possiamo, ci ritroveremo, certamente. Magari prendiamo un tavolo più grande. Va bene sommelier, come vuole lei, sommelier. D'accordo. Grazie davvero a Renato Rovetta, sommelier, questa mattina. Grazie a voi. Qui a colazione abbiamo cercato di spiegare il vino anche attraverso la radio, e immagino per gli appassionati del buon bere, ecco, del bere giusto, abbiamo certamente apprezzato. Evviva il buon vino, evviva Renato Rovetta. Grazie sommelier. A tutti. Grazie, arrivederci. Buone vacanze. Ma siamo già subito in onda. E siamo noi. Johnny Groove, salutiamo. Lei è una modella. Ha sfilato per i migliori stilisti del mondo. Ha una sua trasmissione TV che si chiama Cover. Su Radio Alta conduce Cover on the Radio. Ma è soprattutto nostra amica, è Francesca Di Stefano. Eccola qua. Ciao Gioia. Ecco qua Francesca, accomodati. Pensa che lì c'era Renato Rovetta. Adesso c'è Francesca Di Stefano. No, molto bene. Avevamo qua bottiglie. Ma io ho visto, ero a casa, stavo facendo la mia colazione. Giustamente, e ho detto, ce n'è lasciata una, che è quella che poi ha aperto, poi magari torna a mezzogiorno. Sì. Ecco, bella.